Eccoci qua per un nuovo video. Adesso in questo video qua vi spiego come preparare un Dragster 650 Bobber. Come vedete lo sto rimontando, sto partendo dal telaio. Allora, cominciamo a dirvi che questo qua è un serbatoio di una sposta. È quello più piccolo, classico 6 litri, pinout bellissimo, adattato perfettamente al telaio, come potete vedere. Poggia sul telaio, perfetto. E non poteva mancare la classica sella molle. Adesso vi faccio vedere come installare il tutto. Allora, innanzitutto, se riesco a farlo vedere senza smontarlo, se no lo smonto e lo faccio vedere. Allora, vi faccio già vedere il sotto. Ci sono due bulloni, adesso capirete i due bulloni cosa servono e perché. Comunque, quindi per il fissaggio. Poi c'è questa staffa qua, che andrà a tenere sella e serbatoio. Adesso vi smonto il telaio, vi tolgo il serbatoio e sella e vi faccio vedere come preparare il telaio. Ecco qua, che ho smontato. Non vi ricordate quei due buchi che vi ho fatto vedere prima sotto? Sono questi qua, questi fuori qui sono originali del telaio da Dragster, quindi non modificate nulla qua. Modificherete invece il serbatoio, vi faccio vedere. Ecco qua, dovete saldargli due staffe sotto il serbatoio dello sposter, con due bulloni passanti dietro, una staffetta saldata. Quello che potete fare dopo, c'era questa staffa qua che andava a reggere telaio e serbatoio per attaccare il serbatoio al telaio. Questo supporto qua dovete fare una staffetta. Infatti una staffetta qua così, e questa appoggerà sotto e ci passerete poi il bullone passante del serbatoio, quindi il serbatoio verrà fissato da qui, quindi avrete la vostra staffetta qua. Potete anche non metterla perché tanto si regge comunque, perché fuori qui la staffa è bella grossa, qui serve in realtà solo per non farlo muovere, ma io gliela salderei una staffettina qua. Saldate una staffa di qua, i due artigli qua e il serbatoio installato. Questa staffa qui serve anche per la sella però, perché qui gli fate un foro. Dopo, questo passante qua è quello che servirà per la sella molle, mentre per agganciarvi di dietro userete questi. Adesso vi faccio vedere. Allora, vedete il bullone sulla sella? Deve andare in quel foro lì, quindi sarà dentro così. Adesso lo appoggio qui per farvi vedere. Qua dietro dovete mettere le molle, quindi farete foro passante per fissare le molle. Faccio anche da dietro. Ok, avete già i fori originali, ma non bastano, sono stretti, quindi o girate le molle e fate andare i buchi qua dentro, ma dovreste sforzarle troppo. Io consiglio di fare proprio due fori nuovi. Quindi la sella l'avete fissata con due fori qua, la famosa staffetta che va a reggermi anche il serbatoio. Quindi montato l'effetto, poi vedete, ho i miei fori passanti e sono dentro, e lui è sotto, quindi l'effetto poi sarà questo qua. Perché vi dico di fare questo effetto sotto? Perché se lo attaccate col bullone, lui rimarrà comunque attaccato, ma è più sicuro saldargli una staffetta, una piattina, tipo una staffetta bucherellata di questo qua. Per quanto riguarda invece i vecchi supporti del serbatoio, potete lasciarli, ma non sono bellissimi esteticamente. Io li taglierei via, li taglierò via e porterò il telaio piatto, in modo che l'effetto ottico poi sarà questo. Premetto che per montare questo serbatoio qua, la parte sotto qui della moto va svuotata, perché ci sarà il rubinetto che passa da sotto. Vi faccio vedere poi nel prossimo video come magari svuotare, come sto procedendo con i lavori. Va svuotato qua sotto perché ci passa il rubinetto, e sui carburatori va tolto l'airbox, va tolto tutto, metterete i classici filtri a cono che vi faccio vedere nel prossimo video. Quindi ragazzi, questa è la prima parte di un assaggio della ricostruzione del drag che è stato fatto in bobber. Vi fate le due staffe importanti, questo è l'effetto con poche mosse e tra virgolette pochi soldi, perché si trovano a buon prezzo serbatoi questi qua. E
potete crearvi il vostro bobber da zero. Vi ricordo a tutti di seguirmi sul mio canale, siamo cresciuti tantissimo, passati 1000 abbondantemente da un pezzo. Mano a mano vado avanti con le guide, troverete sempre di più su più moto, su più varietà e soprattutto su tutto quello che riguarda la trasformazione, la semplice riparazione o la manutenzione. Vi ricordo di seguirmi sul mio canale, lasciate un like se vi fa piacere. È tutto qui. Ciao ragazzi e alla prossima.